ragazzi, benvenuti ancora una volta su Wandering Spot. Siamo in Giappone, dopo 16 ore di viaggio. Questo è finalmente il primo video dove vi dico dove sono, ma l'avrete sicuramente capito dall'introduzione di questo video. Siamo adesso in questo momento a Shinagawa, nella stazione per prendere lo Shinkansen, e andiamo in direzione Osaka. L'ultima volta che sono stato in Giappone praticamente non sono riuscito ad andare ad Osaka, e questa volta avevo una voglia matta di tornare in Giappone a mangiare sushi, e questa volta vi farò vedere sul canale un sacco di video proprio sul cibo giapponese. Quindi adesso andiamo a Osaka, ci vediamo tra pochissimo. Allora, 3 ore fa circa più o meno abbiamo preso il Shinkansen per arrivare qui ad Osaka, e adesso siamo ad Osaka, siamo arrivati all'hotel per fare il check-in, ma dobbiamo aspettare praticamente le 3, e quindi approfittiamo subito per fare una passeggiata. Abbiamo lasciato i bagagli e andiamo alla scoperta, per il momento scoperta, perché non abbiamo capito bene ancora cosa fare, quindi andiamo alla scoperta di Osaka. Quindi andiamo. Allora, in questo momento ci troviamo all'interno di un quartiere che si chiama Denden Town, che è praticamente uno dei quartieri come Akihabara di Tokyo, praticamente molto nerd, dove ci sono un sacco di videogame, un sacco di cose tecnologiche anche super strane, di quelle che piacciono a me. E adesso facciamo un giro qui, e mentre vi sto parlando vedete anche quelle che sono le bande nere che stanno scorrendo, perché ci sarà il momento cinematografico. Getting closer, so it's the morning after. Siamo appena arrivati al tempio di Okotubutu, spero si pronuncia in questo modo, che risale al 1185 ed è un tempio buddista. È un po' moderno, almeno il contesto che ho visto finora, però ve lo faccio vedere per farvi capire di cosa sto parlando. Praticamente continuare questa passeggiata ad Osaka, questa mezza giornata, la scoperta della città, questa città giapponese in cui non ero stato appunto la volta scorsa. E per il momento devo dire che le impressioni stanno cambiando poco a poco, però la mia favorita resta Kyoto. Andiamo adesso a provare anche uno dei piatti tipici di questa zona, così per concludere la giornata e salutarci poi in un altro posto di Osaka, almeno per questa giornata, almeno per questo video. Quindi anzi, approfitto per ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere appunto nessun video sul Giappone. Siamo appena saliti sulla torre Hitachi, che si trova ad Osaka, e vi faccio vedere subito il panorama e poi vi dico praticamente quanto costa salire fino a sopra a questa torre, e soprattutto alcune curiosità come l'altezza e l'anno di costruzione. Quindi vi faccio vedere subito la vista. Allora, come vi avevo anticipato, vi dico alcune curiosità sulla torre Hitachi. È alta 108 metri e il costo del biglietto è di 700 yen, meno di 7 euro. L'anno di costruzione, o meglio, la torre risale al 1956. E adesso, finalmente, dopo aver visto Osaka dall'alto, è uno dei simboli di Osaka, andiamo a mangiare qualcosa. Ora ci siamo fermati a mangiare in un posto che ci hanno consigliato e che vi lascio in descrizione, dove ci sono tanti fritti. A quanto pare qui ad Osaka friggono un sacco e praticamente tutto. Abbiamo preso un misto di cose, vi faccio vedere. È arrivato tutto, come avete visto, e andiamo a provare le varie cose. Questo è praticamente del mais fritto impanato. Molto buono. Vediamo qual è il più buono, però
questo invece? Questo invece è una specie di wurstel, una salsiccia impanata, però buona anche questa. Adesso vediamo quella che è la specialità, il polpo. Il polipo fritto va bagnato ovviamente all'interno di questa salsa qui. Mangiate. No, effettivamente con la salsa sono molto più buoni. Posto raccomandato, ve lo lascio nel primo commento. Comunque era tanto buono che praticamente ne abbiamo preso altri. E adesso abbiamo preso del formaggio fritto e amkutelet, ovvero delle cotolette di prosciutto cotto. Faccio vedere. E poi abbiamo preso questa cosa qui che si chiama dotteyaki. La proviamo subito. Faccio vedere un po' più da vicino. È carne ed è molto buono. Il formaggio è micidiale, è buonissimo ragazzi, è veramente molto buono. Allora, il posto dove abbiamo cenato è veramente molto molto buono e siccome c'è rimasto anche un po' di spazio, siamo in Giappone quindi ne approfittiamo, andiamo a mangiare un'altra cosa che è un po' contesa tra il Giappone e la Cina, però sono buone anche qui. Andiamo a mangiare gyoza, ovvero i ravioli al vapore. Allora, ho preso un po' di ravioli al vapore, di ravioli fritti in realtà, e li proviamo qua. Mettiamo nella salsina. Sono molto buoni. Vi lascio il posto nel primo commento. Se capite da queste zone vi consiglio di venire a mangiare qui, anche un aperitivo.